Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi, come sempre dal nostro studio, voglio mostrarvi tutte le cose più fighe da fare e da vedere a tema Yu-Gi-Oh! Almeno quando si potrà uscire mi potrete utilizzare come guida per i vostri viaggi nerd. Ovviamente in questa lista vi metterò anche eventi passati che sfortunatamente sono finiti, però che ci possono essere riproposti anche in futuro. Almeno io confido in questo. Iniziamo il nostro viaggio dal continente americano. A Los Angeles, tramite una collaborazione tra Konami Cross Media New York Inc. e la cultura pop d'autore di Gallery 1988, è stato organizzato lo Yu-Gi-Oh! Tribute Art Show dal 5 al 14 luglio del 2019 durante l'Anime Expo e successivamente dal 3 al 6 ottobre dello stesso anno a New York durante il Comic Con. In sala ovviamente sono state esposte più di 60 opere d'arte a tema Yu-Gi-Oh! Con 4 pezzi creati dallo stesso Kazuki Takahashi. Ovviamente poi avevano invitato doppiatori, disegnatori, quindi confido che in futuro ci venga riproposto. E poi, vabbè, se fosse in Europa sarebbe anche meglio. Ah, poi per precisare, se vogliono farlo proprio in Italia, chi sono io per dire di no? Parliamo adesso dei cabinati Dual Terminal. Si trattano di alcune macchinette uscite nel 2010 per promuovere l'uscita della nuova serie animata Yu-Gi-Oh! 5DS. Questi dispositivi per 100 yen, 13 pesos o un dollaro permettevano al giocatore, o mediante un mazzo preimpostato o mediante le proprie carte, a patto che queste abbiano come edizione Dual Terminal, visto che possiedono un codice integrato per il loro riconoscimento, di duellare. Poi a fine partita la macchina rilasciava una carta casuale di questa edizione. Ovviamente solo in Giappone, America e Messico hanno queste figate, quindi la possibilità di provarle è molto remota, soprattutto perché la Konami non le aveva aggiornate dopo la settima edizione e quindi probabilmente solo qualche negozio enorme ancora le possiede e le aggiorna con le rimanenze. Comunque ragazzi, non disperate, esistono anche le vending machine che per 50 centesimi rilasciano carte random. Ok, non è la stessa cosa, però a questo punto ci si può anche accontentare. Parlando invece di tornei, un evento che dovete assolutamente vedere dal vivo è il mondiale. Ci sono stato nel 2014 quando è stato fatto a Rimini e confido di tornarci in futuro perché devo assolutamente portarvici un video. Lo so che è un po' difficile da raccontare, però con qualche foto spero di farvi capire meglio o almeno farvi provare quello che ho provato io in quel momento. Appena sono entrato nel palazzetto mi sono reso conto di non essere l'unico stronzo che ancora giocava a Yu-Gi-Oh! Perché c'era gente che veniva da ogni parte del mondo, con le età più disparate. Si passava dagli adulti ai bambini. No, non è vero, i bambini non c'erano. Poi andando avanti entravi in un'enorme sala piena di tavoli dove le persone stavano scambiando e duellando. A metà della sala poi avevano messo una sorta di ring dove si poteva duellare con delle carte enormi, e quando dico enormi parlo di carte che erano almeno alte 1,50 m. Poi in fondo alla sala c'era un palco dove sarebbero avvenute in seguito le premiazioni. Nella sala a fianco poi venivano fatti i seed event, era possibile farsi una foto da mettere poi su un token, cosa che 6 anni dopo ancora rimpiango di non aver fatto, e in più poi c'era un enorme schermo per vedere lo svolgimento delle varie partite, visto che venivano fatte a porte chiuse. La finale quell'anno è stata epica. Sull'1-0 mi giro mezzo secondo per fare uno scambio, visto che la partita era appena iniziata, ma finisce il secondo turno con Tifone su Solemn Warning e l'OTK di Infernity contro Artifact Raptrix. A fine giornata poi c'è stata tutta la premiazione, solamente che non si sono potute far foto finché Kazuki Takahashi non è sceso. Vabbè, peccato. E dire che io volevo soltanto un selfie. Comunque, piccolo aneddoto, durante la giornata abbiamo fermato 2 giapponesi vestiti in modo elegante. Ovviamente molto probabilmente era gente dello staff. Gli abbiamo chiesto se uno dei due fosse il sommo. Sfortunatamente nessuno dei due lo era. Ah ragazzi, piccola precisazione. Ovviamente ci si organizza tutti insieme e si va a vedere anche il mondiale di Duel Links, eh? Ci conto. Spostiamoci adesso in Giappone. Altra cosa figa da andare assolutamente a non vedere, perché è stata fatta per promuovere l'uscita del film Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimension, uscito il 23 aprile. Si tratta di un'installazione fatta nella stazione di Shinjuku all'uscita a 9, a partire dal 18 aprile, dove sono state messe in mostra 7649 carte, rilasciate dal 4 febbraio del 1999 al 22 aprile del 2016, allineati in base alla loro data d'uscita, con una tabella cronologica. Ovviamente poi, oltre alle carte, ritroviamo i commenti dell'autore
e un'introduzione all'ultimo film. Questo tipo di installazione è stato riproposto anche per festeggiare il ventennale dell'anime, con 10.000 carte, decorando poi anche i vari treni dove è possibile ripercorrere tutta la storia di Yu-Gi-Oh! Questa iniziativa ha avuto luogo al Grand Front di Osaka dal 21 al 24 ottobre del 2019, è stata riproposta all'Oasis 21 a Nagoya dal 5 al 7 novembre e nella stazione di Shinjuku a Tokyo dal 18 al 24 dello stesso mese. Inoltre, per tutti coloro che si fermavano all'esibizione, potevano ottenere un'edizione limitata della carta Ganon The Sword Mistress. Rimanendo sempre in tema eventi random, sempre per promuovere qualcosa, nel quartiere di Shibuya ne è stato tenuto uno per promuovere l'uscita del gioco Yu-Gi-Oh! Duel Links e sono stati utilizzati camion pubblicitari, poster, allestimenti speciali e un gruppo di studenti, insieme al loro professore, in cosplay con i capelli di Yugi. Ragazzi, lo so, non c'entra niente, ma è per farvi capire quanto sono matti quelli là. Un altro evento molto figo che si svolge ogni anno in Giappone è il Jump Victory Carnival, dove nel settore Yu-Gi-Oh! Viene data una carta promozionale per l'evento. In più è possibile che vengano fatti anche vari annunci. Ad esempio nel 2019 venne fatto l'annuncio riguardante l'uscita di una nuova serie per i 20 anni dell'anime. Ovviamente poi eventi simili a questo ce ne sono a bizzeffe, come ad esempio il Tokyo Game Show o l'Anime Expo. Continuando il nostro viaggio, se passate per Osaka, dovete andare assolutamente nel negozio Dragon Star, perché qui posseggono una copia reale della moto di Yusei. Sarebbe molto figo salirci, ma dai video che ho visto c'è un cordone davanti. Forse corrompendo il commesso, non credo comunque di riuscirci. Vabbè, io continuo a sognare. Passando invece a Izumi, nel quartiere di Nerima, troviamo il museo della Toei Animation. Allora ragazzi, per quanto riguarda questo posto, non ho la certezza assoluta che ci sia materiale a tema Yugi. Più che altro perché ha prodotto solo la prima serie e il primo film. Ma essendo la produttrice, forse qualcosa potrebbe avere, perché non è un anime rimasto troppo in sordina. Se se ne parla ancora nel 2020, un motivo ci sarà. Raga, la prossima località è per tutti i fan del gioco di carte. A Tokyo, nel quartiere di Akasaka, ha sede la Konami. E quindi ragazzi, non vi riempireste di esplosivo e al grido di yeah! Vi fate saltare per aria lì dentro per tutti i soldi che vi ha fatto spendere senza trovare niente. Io no, fatelo voi. Ovviamente mi dissocio da tutto quello che ho detto fino adesso. Io non mi prendo nessuna responsabilità per quello che può accadere alla Konami, eh? Lo sottoscrivo. E per concludere il nostro viaggio è ora di farsi anche una magnata e devo ammettere di aver trovato alcune chicche, ovvero i cereali e il cioccolato drago bianco occhi blu e delle patatine con la faccia di Yugi stampata sulla busta, con attaccata anche una bustina promo che contiene delle carte di un set da 20, di cui 3 promo a tema patate. Lo so ragazzi, è molto cringe, però oh, vai a capire sti giapponesi. Ragazzi, aspettate, capisco le patatine fritte, capisco il cioccolato, capisco i cereali, ma prima di andare via, un gelatino drago bianco occhi blu, non ve lo prendete? Ok, datemi un secondo che vi spiego. A Ikebukuro esiste un collaboration caffè. Si tratta di un bar a tema che cambia tema durante l'anno e dal 21 dicembre al 31 gennaio di quest'anno era a tema Yu-Gi-Oh! Proprio per festeggiare il ventennale dell'anime. Per adesso possiamo consolarci solo con le foto, anche se è un po' una amara consolazione, perché mi sarebbe piaciuto prendere, boh, tutto. Confido che in futuro lo riorganizzino e che ci si possa andare, altrimenti siamo punto a capo. Bene ragazzi, questo video è un fallimento. La metà delle cose o non è detto che ci siano o non ci sono più. Oppure, come ad esempio il murales con Slifer Drago del Cielo, non ho idea di dove si trovi. Ho cercato ovunque su internet e non si trova. Ho trovato solo questa foto su Instagram. Se qualcuno lo sa, assolutamente lo scriva qua sotto nei commenti, perché sono sinceramente molto curioso. Ovviamente vi invito come sempre a passare qua sotto in descrizione e di seguirmi su Instagram, sia su Kaiba Corporation 3.0 che sul mio profilo privato, Cappello di Paglia. Lo so che non è da chiedere, ma se mettete like, analizzeremo le ambientazioni dell'anime nella realtà. E quindi ragazzi, per oggi è tutto. Io ho finito e noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Ciao a tutti!